Impossibile. Una bellissima mostra effettivamente, Leonardo, Caravaggio e Raffaello, che mette insieme la storia con le nuove tecnologie, conoscenza, didattica, pedagogia, istruzione, ecco perché si mette insieme cultura e scuola, è la mostra dell'impossibile che si poteva solo fare in una città della complessità come Napoli, quindi siamo contenti che in questo Natale veramente Napoli mostra tante mostre. E questo è un fatto che fa comprendere come noi puntiamo su cultura, turismo e quindi conoscenza. Questo è un luogo straordinario che noi abbiamo fortemente voluto consegnare nuovamente alla città con una ristrutturazione recente insieme alla sovrintendenza, uno dei posti più belli. Qua è passato Giordano Bruno, Tommaso Campanella, San Tommaso d'Aquino, quindi è veramente la storia della nostra città, un luogo con tantissime potenzialità e insieme all'assessorato alla cultura stiamo realizzando tantissime cose e farne uno dei polmoni culturali della nostra città.